fratelli e sorelle nel Signore Gesù Cristo, la pace sia con tutti voi. Saluto di cuore i membri del Consiglio delle Chiese di Milano, come già è stato detto. La loro presenza tradizionale a questa azione eucaristica in occasione della Giornata Mondiale della Pace è un segno particolarmente eloquente del desiderio che la dimensione ecumenica che tanto ci sta a cuore possa crescere anche a beneficio dell'unità di tutta la famiglia umana. Saluto i membri della Commissione diocesana per l'ecumenismo e il dialogo. Saluto i fedeli delle aggregazioni ecclesiali cattoliche qui presenti, in particolare di quelle più esplicitamente impegnate a coordinare l'impegno comune di tutta la nostra Chiesa e di tutta la nostra famiglia milanese e ambrosiana per la pace. Benedetto XVI, nel messaggio per la 45ª giornata mondiale della pace, afferma: la pace è anzitutto dono di Dio. Noi cristiani, aggiunge, crediamo che Cristo è la nostra vera pace. In Lui c'è un'unica famiglia riconciliata nell'amore. Guardiamo perciò insieme, in questo vespero solenne, a Cristo, nostra pace. Ce lo chiede anzitutto San Paolo nell'Epistola, facendo sue le parole di un antichissimo inno usato dalle comunità primitive. Nel nome di Gesù, dice Filippesi, ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra, sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. In questa che è la più antica professione di fede, che pone Gesù come Signore dell'universo accanto a Dio Padre, troviamo la piena garanzia di pace. Ma su quali basi possiamo invocare Cristo come nostra pace? Volgiamo insieme la nostra attenzione al brano evangelico appena proclamato. Vi si afferma: quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù. Gesù, il Salvatore. Questo è il significato del suo nome. Gesù che non rompe, mediante la circoncisione, con la sua storia, che è la storia del suo popolo, del popolo eletto. La circoncisione, infatti, come ci farà pregare il prefazio, afferma che Gesù, senza disprezzo per il mondo antico, diede principio al nuovo. Nell'ossequio della legge divenne legislatore e, portando nella povertà della nostra natura la sua divina ricchezza, elargì nuova sostanza al mistero degli antichi riti. Che fa quindi il Salvatore? Compie un'opera di unificazione. E come ci ricorda San Leone Magno, la pace, sto citando, crea l'unione. Il suo beneficio particolare
è di unire a Dio coloro che separa dal male. Quindi l'opera di unità generata dall'incarnazione del Figlio di Dio ci offre un criterio assai concreto per perseguire la pace. In cosa consiste? Consiste nello scrutare, nel saper leggere i segni di pace già presenti in ogni frangente della storia, superando nel dialogo e nel negoziato ogni conflitto e legandoli insieme per tessere l'opera unificatrice che genera la pace. Allora pregare per la pace, come stiamo facendo noi questa sera, come fanno i cristiani, come fanno gli uomini delle religioni, non è un gesto inefficace, come spesso siamo tentati di pensare, non è una sorta di cosmesi superficiale. Al contrario, pregare per la pace è andare al cuore della questione, chiamando tutto il potere e tutti i potenti di questo mondo a fare i conti con il principe della pace. Su questa base, verità, giustizia, amore e libertà, come ci insegnò il beato Giovanni XXIII, diventano i pilastri ben solidi e visibili su cui gli uomini pacifici sono chiamati a dare forma nella storia e nelle diverse situazioni a quell'azione pacificatrice che ha in Dio il suo pieno artefice. Ma come verificare se la nostra azione è un'azione di pace? Il primo e più importante criterio di verifica per un'autentica azione di pace chiede di esporsi, di mettere in campo l'io, la nostra persona e tutte le sue relazioni costitutive. La relazione buona, che è al cuore dell'essere stesso di Dio unitrino, è al centro di ogni comunicazione tra Dio e l'uomo e deve diventare la modalità della relazione tra uomo e uomo. E deve esserlo eminentemente in quella che Benedetto XVI, come ci è stato poc'anzi ricordato, nel messaggio della pace di quest'anno definisce come l'avventura più affascinante e difficile della vita, l'educazione, e in special modo, in questo caso, l'educazione alla giustizia e alla pace. Tutti noi percepiamo che questo è un tema centrale non solo per la missione delle comunità cristiane, ma per tutta quanta la società civile e per tutti quanti gli esponenti delle istituzioni e gli attori dell'educazione. E nell'educazione in particolare è importante la trasmissione per noi cristiani del patrimonio della fede alle giovani generazioni. Ma, insiste Benedetto XVI, per questa trasmissione è decisiva la figura del testimone, di colui che si espone in prima persona. Allora in questa prospettiva sarà decisivo il modo con cui i fedeli ambrosiani battezzati e tutti i cittadini lombardi e non solo prepareranno e parteciperanno al 7° incontro mondiale delle famiglie, che significativamente ha voluto promuovere l'unità della persona e l'unità tra le persone, approfondendo il tema significativo della relazione tra la famiglia, il lavoro, la festa e quindi il riposo.
evento che noi sappiamo vedrà la straordinaria presenza tra noi di Benedetto XVI. Nella logica testimoniale propria dell'azione cristiana e quindi dell'azione di pace promossa dai cristiani, non possiamo dimenticare questa sera il martirio fino all'effusione del sangue di tanti nostri fratelli cristiani. La parola greca per dire testimonianza è martirio. Ben 26 sono stati quest'anno i missionari uccisi e la nostra preghiera in questo momento non può non abbracciare tutti i cristiani che in varie parti del mondo hanno pagato e pagano con la propria vita per la fede. La testimonianza, anche quando non viene domandata nella sua forma più radicale, è il compito più urgente per il cristiano di oggi. Ognuno di noi è chiamato a documentare con la sua vita che, seguendo Cristo, l'uomo è compiutamente uomo. Più che mai, nell'attuale frangente storico di transizione rapida, segnato da non pochi traumi, noi cristiani siamo chiamati a passare da una fede di convenzione ad una fede di convinzione. Oggi recita un antico inno della Chiesa orientale parlando della circoncisione di nostro Signore. Oggi la terra vede scorrere le primizie del sangue, di quel sangue che deve riscattarla. Oggi il celeste agnello, chiamato ad espiare i nostri peccati, comincia a soffrire per noi. Nella circoncisione di Gesù bambino si vede allora che il mistero del Natale è intrecciato fin dall'inizio a quello della Pasqua, e l'inno dell'Epistola che abbiamo già menzionato indica un doppio movimento di umiliazione e di esaltazione. Cosa esprime questo movimento? Esprime la condiscendenza del Figlio di Dio, il discendere fino all'abisso della morte, per poter trascinare l'uomo con sé nella sua risurrezione e ascensione gloriosa alla destra del Padre. In questo doppio movimento brilla la strana necessità del sacrificio, il sacrificio della croce di Cristo che il Salvatore trasfigura con il suo amore. Veramente si vede nella croce di Cristo che l'amore è più forte della morte. Le vittime delle guerre, sempre troppe, le sofferenze dei loro familiari, le sofferenze, la miseria e la fame dei popoli, tutte le prove, le nostre prove e fatiche personali, sono quel sacrificio che sta dentro l'abbraccio del crocifisso, il quale sta attirando tutti a sé. Il suo è un abbraccio del vivente che dà la vita, perché la vita viene solo dalla vita. Abbiamo pregato col salmo responsoriale: Dio ci benedica con la luce del suo volto. Spesso queste parole ci scivolano addosso e non vincono la resistenza che opacizza il nostro cuore, resistenza che trova una qualche ragion d'essere
in certe inquietanti domande che non ci abbandonano mai, come la seguente: ma se il tempo che passa porta con sé il rumore di fondo della morte che ci avvicina, che si avvicina, come può essere benedetto? Risponde a questa difficoltà con un altro brano il salmista: il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. E Gesù è quel volto che ci accompagnerà al volto pieno del Dio amore, uno e trino. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Qui si batte il timore della morte. E questo deve essere perciò, fratelli e sorelle, il nostro grido, perché fino a quando dal suo cuore non sgorga questa invocazione, un uomo non può essere nella pace, fin quando non mendichiamo questo volto convintamente, la morte ci sovrasta con paura, per essere pacificamente situato nella maturità. Dobbiamo arrivare con la grazia di Dio a questa mendicanza. Invocare Dio nel quotidiano allora è la primaria condizione per la nostra pace, e la nostra pace ci rende edificatori di pace. Ci aiuti allora la Vergine Santissima, esperta nella contemplazione del volto del suo amato Figlio, il Salvatore. Ci accompagni in questo nuovo anno. Amen.